Forse per sempre. Ricordando questo derby d'altri tempi, si dirà che il Torino non lo ha pareggiato per molteplici fattori, alla luce dell'incredibile esercizio di autoipnosi che ha paralizzato il difensore granata davanti a Buffon. L'autorete di Comotto su tiro cross di Nedved e il gol conclusivo di Tacchinardi hanno sancito un 2-0 troppo sintetico per raccontare esaurientemente la partita, nella quale 31 punti di differenza in classifica non si sono mai visti. De Santis, attore ingombrante del match, ha espulso 4 giocatori e a fronte di una Juventus granitica, il Torino ha speso l'orgoglio, ottimi Ferrara e Marinelli, con il corollario di un intervento da rigore dello stesso Ferrara su Ferrante. Da una parte le parole pesantissime di Romero contro l'arbitro e dall'altra le accuse di caccia all'uomo dei Granata di Moggi per una squadra di Lippi che perde Nedved e Trezeguet in vista della partitissima contro il Barcellona. Io sono andato via all'espulsione di Marinelli perché sono venuto per assistere a una partita di calcio. Stasera invece ho visto una pagliacciata premeditata, per cui francamente mi sono stufato all'espulsione di Marinelli perché non aveva più nessuna caratteristica di una cosa seria. Credo che questa non sia stata una partita, credo che sia stata una caccia all'uomo. Ho sentito le dichiarazioni del presidente del Torino, io credo che abbia perso un'occasione grande per stare zitto. Evidentemente il Torino è in queste condizioni perché ha dei dirigenti che evidentemente la partita non la leggono molto bene.